Facebook ha scelto la città di Milano per aprire il suo primo ufficio in Italia, un open space colorato che ricorda il quartier generale negli Stati Uniti, ma con un inconfondibile tocco made in Italy. Un'italianità che traspare chiaramente in alcune scelte. Alle sale riunioni, ad esempio, sono stati affibbiati i nomi di alcuni celebri vini italiani. Sono molti gli aspetti legati all'italianità, ha confermato il country manager Luca Colombo, al quale è spettato il compito di fare gli onori di casa. Ora però altrettanto ci sono tantissimi aspetti legati all'italianità, perché uno dei temi chiave di ciascun ufficio in giro per il mondo è raccontare la cultura di Facebook, ma altrettanto essere ben radicato nel territorio e rappresentare una realtà di quello che è la Lombardia, Milano, ma anche l'italianità. E per questo, se avete visto, ci sono sale riunioni con i nomi di vini. All'inaugurazione era presente anche il presidente della Lombardia, Roberto Maroni. Si sono verificati a partire da una certa data, il 13 gennaio del 2012, che mi hanno portato poi a diventare governatore della Lombardia. Una serie di eventi sono partiti quel giorno con un mio post su Facebook, quindi non dico che mi ha allungato la vita politicamente parlando, però un piccolo contributo Facebook l'ha dato.